Ciao ragazzi, ho appena finito la live e vorrei dare un rapido commento di quelli che sono stati i sorteggi dell'Europa League. Allora, intanto abbiamo gruppo A, qui il Siviglia può anche mandare i ragazzini, Siviglia, Apoel, Qarabag e Dudelange, passeranno Siviglia e probabilmente Dudelange. Gruppo B, Dinamo Kiev, Copenaghen, Malmo, Lugano. Io qua credo che passi la Dinamo Kiev e probabilmente il Copenaghen. Gruppo C, Basilea, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor. Qui molto molto probabilmente passerà il Basilea insieme a una tra Krasnodar e Trabzonspor, che poi tra l'altro lo pronuncio malissimo. Gruppo D, Sporting Lisbona, PSV, Rosenborg, LASK. Questo è un bel girone, a parte il LASK che può farsi la croce. Qui credo che passi lo Sporting Lisbona e una tra PSV e Rosenborg. Più facile forse il PSV. Andiamo al gruppo E, quello della Lazio. Qui abbiamo Lazio, Celtic, Stade Rennais e Cluj. Allora, tutti i commentatori dicono che la bestia nera, quella che può impensierire la Lazio più di tutte, sia lo Stade Rennais. Io credo che sia di più il Celtic. Comunque penso che la Lazio passi questo girone, perché credo che sia superiore a tutte le altre. E la seconda sarà una tra Celtic e Stade Rennais. Il Cluj per me è già eliminato. Gruppo F, Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi e Vittoria. Qui l'Arsenal passerà di sicuro e se la giocheranno il Francoforte con lo Standard Liegi. Gruppo G, Porto, Young Boys, Feyenoord e Rangers. Qui dovrebbero passare Porto e Feyenoord probabilmente. Gruppo H, CSKA, Ludogorets Espanyol e Ferencváros. Qui direi CSKA e Espanyol. Gruppo I, Wolfsburg, Gent, Saint-Étienne, Alexandria. Questo è un bruttissimo girone, secondo me passerà al Wolfsburg e una tra Gent e Saint-Étienne. Gruppo J, il gruppo della Roma. Qui abbiamo Roma, Borussia Mönchengladbach, Istanbul, Başakşehir e Wolfsburg. Qui la Roma è un po' più, diciamo, fortunata della Lazio, perché l'unica che può veramente un po' dargli qualche grattacapo è il Borussia Mönchengladbach, ma credo che la Roma passi agevolmente il girone come prima. Gruppo K, Besiktas, Sporting Braga, Wolves e Slavia Bratislava. Io qui direi che passeranno Besiktas e Wolves, che purtroppo ha eliminato il Toro. Mi dispiace, avrei voluto vederla qui in Europa League con le altre italiane. Gruppo L, Manchester United, Astana, Partizan e AZ Alkmaar. Quindi qui il Manchester passa occhi chiusi, può mandare le riserve. La seconda probabilmente sarà il Partizan. Ragazzi, speriamo che le italiane vadano avanti. Io credo che per Lazio Roma non ci dovrebbero essere problemi. Ciao ragazzi! Ah, se questo video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di lasciarmi un like e soprattutto commentate qua sotto cosa ne pensate voi di questi gironi delle italiane.